Salve a tutti, soprattutto a quelli che seguono ormai il mio canale, facendo tanti bei commenti, tanti pollici in su, ed è, diciamo, grazie a voi che trovo la forza, anche a notte inoltrata, per ricavare uno spazio di tempo da utilizzare per questi corsi e queste lezioni e questo materiale che sto caricando online. Essenzialmente oggi continuiamo a parlare del concorso docenti ordinario. Concorso, vabbè, ordinario. Si capisce che da quello di cui parleremo che mi riferisco al concorso per diventare insegnante. Allora, come sapete già, i concorsi previsti sono tre: uno straordinario, un concorso abilitante e un concorso ordinario, nel quale io prevedo che parteciperanno la maggior parte delle persone, perché per una serie di motivi, non ultimo, non diciamo che su questi motivi gravano tantissimo anche le scelte politiche, ossia la scelta del FILT, dei 24 CFU, di tanta gente che ha speso soldi e tempo per prendersi questi 24 CFU integrativi in pedagogia, antropologia, tutte queste materie, insomma, sicuramente importanti e necessarie per l'insegnamento. Dopodiché è cambiato il governo, il FIT non si è fatto più, i TFA su materia non sono stati fatti più, è stato solo fatto il quarto ciclo del TFA sostegno, che tra l'altro il TFA sostegno era un TFA riservato ai soli abilitati. È una cosa molto strana che hanno, dopo tre cicli TFA, praticamente è giusto, se non volete ascoltare queste premesse che riguardano la storia recente di come sono stati trattati gli insegnanti, casomai potete skippare e andare direttamente al minuto 4, al minuto 5, quando comincerete a vedere la lavagna piena. Però è bello, insomma, fare un pochettino anche il punto della situazione su come siamo arrivati a questo punto. Quindi dicevo, è stato fatto il TFA quarto ciclo che era stato proposto addirittura tanti anni fa dalla Gelmini. Molte persone venivano chiamate anche TFAini, una cosa del genere. Hanno fatto il TFA, hanno fatto questo concorso che essenzialmente era un concorso per prendersi l'abilitazione. Cosa molto diversa invece dalla specializzazione, perché la specializzazione era un qualcosa in più. Io, nella fattispecie, sono un professore abilitato nel TFA su materia, specializzato nel TFA sostegno, ossia il TFA sostegno dà la specializzazione, e non c'era motivo per cui potesse dare l'abilitazione, perché essenzialmente era riservato ai soli abilitati. Ora, che ha fatto questo governo? Io parlo ovviamente del primo governo, subito dopo quello che c'è stato di Renzi, no? Quando Renzi, insomma, e il PD hanno perso gravemente le elezioni, Movimento 5 Stelle e Lega hanno deciso di eliminare il FIT, hanno improvvisamente fatto partire questo TFA sostegno stravolgendolo, e diciamo che per diversi anni, mi dispiace dirlo, probabilmente tanti precari, tante persone intenzionate a entrare nel mondo della scuola sono state anche prese un pochettino in giro, perché sono stati presi questi 24 CFU, sono stati spesi soldi e tempo, addirittura sono usciti nel corso del 2018, del 2019, tanti testi relativi al concorso per diventare docenti. Poi dal 2019 si è arrivati al 2020. Adesso probabilmente il concorso straordinario si sarà
settembre-ottobre, io immagino ottobre, e quello ordinario, secondo me, per la fine dell'anno, o forse addirittura si parlerà di 2021. Vabbè, diciamo che questa cosa, queste dinamiche non sono completamente nuove alla scuola, perché vi ricordo che anche il concorso per diventare dirigenti scolastici ha avuto dei ritardi grandi, comparabili a quelli di questo concorso docenti. Anche i concorsi per diventare DSA hanno avuto i medesimi ritardi, quindi diciamo che questa tradizione per la quale, insomma, non c'è una corrispondenza tra quando vengono dati, io dico anche a mo' di spot, no? Vengono date delle notizie relative alla tempistica per fare determinati concorsi e decidere della propria vita e del proprio lavoro. Purtroppo queste date vengono date in maniera molto, molto poco precisa, creando, secondo me, non pochi danni per quelle persone che intendono veramente, che amano veramente questa professione. Anche perché, parliamoci chiaro, allo Stato fa comodo avere precari, perché i precari costano molto di meno, e lo Stato italiano già più di qualche volta è stato richiamato dall'Europa per tale motivo, perché dovete sapere che, insomma, abbiamo un numero di precari che è estremamente alto, e abbiamo avuto tante situazioni paradossali per cui persone sono andate in pensione magari sono diventati ruolo e l'anno dopo sono andate in pensione. Quindi purtroppo ci sono anche i cosiddetti precari a vita, cioè persone che lavorano tutto l'anno, cioè tutta la loro vita sempre in uno stato di precarietà. Ed è brutto, perché questo già ci fa intendere, ci fa capire quanto la nostra politica, la nostra società intende riversare risorse nell'istruzione. L'istruzione, che secondo me è probabilmente uno degli indici più importanti relativi alla salute di uno Stato. È ovvio che uno Stato che investe in ricerca, sviluppo, nelle università. Purtroppo io adesso non voglio uscire troppo fuori tema, perché purtroppo pure le università da anni passano veramente situazioni estremamente gravi e difficoltose, sempre a causa dei fondi e dei soldi che mancano, e quindi purtroppo queste sono le premesse, diciamo, non molto positive. Però ecco, è anche vero che noi facciamo parte dello Stato, e noi con le nostre scelte, le nostre azioni e la nostra anche professione, che è una professione a mio avviso di grandissima responsabilità e di grandissima importanza, a mio avviso noi tutti insieme potremo fare la differenza. Allora, per quanto riguarda la prova preselettiva, che, come dicevo nel precedente video, se non ve l'avete, se non l'avete visto, potete andare. Credo che sia un video che ho caricato forse un 12 ore fa. Adesso sinceramente non ricordo il titolo. Comunque vi dicevo essenzialmente che la prova preselettiva è fondamentale, perché bisogna almeno prendere 21 trentesimi o 7 decimi, diciamo che bisogna prendere un punteggio pari o equivalente a 7 su 10. Il problema, infatti, sarà prendere questo punteggio, ma se, a mio avviso, bisognerà prendere un punteggio molto più alto, perché io prevedo che saranno tantissime le persone che faranno questo concorso, e potrebbero essere tante le persone che magari supereranno tutte le prove, e magari quando si stilerà la graduatoria di merito saranno persone idonee ma non ammesse. Ossia, come sapete sicuramente, alla fine di tutte le prove, se si viene promossi ad ogni prova e si arriva alla fine, poi viene stilata una graduatoria di merito, e da lì dovrebbero cominciare le immissioni in ruolo. Parlo col condizionale, perché anche nei precedenti concorsi, diciamo, queste immissioni in ruolo non è che sono andate esattamente come previsto.
E è ovvio che se ci sono 100 posti e il concorso lo vincono 500 persone, 400 persone, ovviamente non proprio 400 persone perché in linea di massima una percentuale che si aggira tra il 5-10% generalmente rientra poi nei posti come vincitori di concorso, però un 10%, superato questo, diciamo 110, oltre le 110 persone, 390 rimarrebbero fuori. Sarebbe veramente brutto, insomma, passare l'estate a studiare, magari c'è gente che studia già da tempo, che fa un lavoro e studia di notte, cioè, con i bambini, cioè, io capisco che la situazione non è facile nemmeno studiare, è ovvio che se si fanno tutte queste considerazioni, io penso che le persone che continuano a investire per cercare di diventare insegnanti e perché credono nella meraviglia di questa professione, insomma, io penso che questa sia una cosa estremamente bella. Allora, nella prova preselettiva ovviamente ci saranno anche quesiti relativi alla probabilità. Cioè, quesiti, abbiamo detto che io presumo che ci saranno che ci saranno 60 domande, non lo presumo io, è stato detto. 120 minuti, quindi 2 minuti per ogni domanda, per ogni risposta e probabilmente 4 risposte chiuse, 4 risposte, insomma, domanda e risposta multipla. Chiedo scusa, i minuti non sono 120, sono 60 domande e 60 minuti, quindi 60 secondi, scusate che sono anche un po' stanco, sono 60 secondi a domanda. Quindi il consiglio, nel precedente video vi davo diversi consigli per come affrontare questa prima difficoltà, cioè la prima difficoltà è la gestione strategica del tempo. Allora, che cos'è la probabilità in matematica? Allora, c'è un evento e questo evento lo chiamiamo E. E questo evento è un evento aleatorio, ossia è un evento dall'esito incerto. Quindi, se l'esito è incerto, da cosa dipende? Dal caso, dalla casualità. Potrei farvi tantissimi esempi, in fisica tantissime cose dipendono dalla casualità. Comunque, la probabilità che questo evento possa verificarsi in funzione dei casi, di tutti i casi possibili, quindi P è la probabilità, E è l'evento, è data dal rapporto tra il numero dei casi favorevoli e al denominatore il numero dei casi possibili. Faccio un esempio banale, ho un dado, ok? Voglio calcolare la probabilità che esca l'1, ok? Che su un dado che ha 6 facce l'1 compare solo una volta, la probabilità, il caso favorevole è 1. Quanti casi sono possibili? Un sesto. Quindi la probabilità è un sesto. Ovviamente spesso e volentieri la probabilità è espressa in percentuale e basta moltiplicare per 100%, quindi un sesto diventa 16, circa 16,7 periodico. Cioè in realtà è 16,6 periodico, io vi scrivo 16,7. Ok? Poi è importante fare una premessa per il calcolo della probabilità che gli eventi. In realtà, qui abbiamo detto l'evento, l'abbiamo chiamato E, gli eventi possono essere tra di loro incompatibili, compatibili e complementari. Quindi eventi incompatibili, ad esempio, c'è sole ed è notte, ossia il verificarsi di un evento esclude il verificarsi dell'altro.
Ad esempio, lo dico solo così, anche per gioco, ha vinto la Roma contro la Juve. Se vince la Roma, non può non, in un match singolo Roma-Juve non può vincere contemporaneamente anche la Juve. Quindi non voglio dilungarmi tanto sul significato, vi ho fatto degli esempi secondo me anche abbastanza chiari. Allora, quindi abbiamo eventi incompatibili. Eventi compatibili. Ad esempio è nuvoloso e piove, ad esempio è nuvoloso e fa freddo, questa sera mi vengono esempi sul meteo, ad esempio ho la borsa e ho sete, questi eventi sono assolutamente compatibili, ossia il verificarsi dell'uno non esclude il verificarsi dell'altro. E poi esistono gli eventi complementari. Cerco di scrivere il minimo, così poi do a voi la possibilità di poter scrivere relativamente a quello che dico, di poter decidere di approfondire, scrivere e prendere maggiori appunti, oppure magari vi bastano insomma queste tre categorizzazioni, queste tre categorie insomma che ho fatto. Allora, gli eventi complementari sono degli eventi incompatibili. E uno dei due si verifica sicuramente. Ossia, abbiamo detto che gli eventi possono essere il verificarsi di un evento esclude l'altro, però in realtà quando sono complementari, ad esempio testa o croce. Ok? Io tiro il dado o è testa o è croce, cioè praticamente io so già che se si verifica uno non si verifica l'altro. Ok? Adesso dobbiamo aggiungere qualche altro simboletto, non preoccupatevi. Allora, diciamo che può essere chiesta, ad esempio, la probabilità che esca 1 e che esca 2, oppure la probabilità che esca 1 e la probabilità che venga estratto un fazzoletto rosso, o la probabilità che... cioè, diciamo che la probabilità può essere la probabilità totale, ossia la probabilità di più eventi. Allora, la probabilità totale di un evento o di due eventi, chiamiamolo evento 1 e evento 2, è data dalla unione delle probabilità. Quindi la probabilità che si verifichi l'evento 1 unione evento 2 è dato dalla somma che si verifichi il primo più il fatto che si verifichi il secondo. Banalmente, se il primo ha il 30% di probabilità di verificarsi, il secondo è 15%, la probabilità totale è 45%. Allora, ad esempio, adesso faccio alcuni esempi, anzi, forse è il caso anche di parlare di probabilità composta. Allora, l'evento si dice composto dai due eventi E1 e E2, perché finora questa si chiama, diciamo, non ve l'ho detto, forse ho sbagliato, probabilità semplice. Non è che questa è semplice e questa è più difficile, è proprio una definizione matematica. La probabilità composta da due eventi, quindi sto pensando alla spiegazione, che probabilmente è più facile che io ve la spieghi con un esempio. Allora, si vuole determinare la probabilità di un evento E, e a questo evento escono due teste. Ovviamente parliamo delle monete. Ok, allora andiamo a vedere i casi possibili. Testa testa, croce croce, testa croce, croce testa. Quindi, caso
favorevole è 1, casi possibili è 4, quindi stiamo parlando di un quarto del 25%. Quindi si può osservare che l'evento E si verifica se si verificano contemporaneamente i due eventi. Il primo evento è 1, è che esce destra. Il secondo evento è 2, è che esca di nuovo destra. Quindi l'evento E, questo qui, è un evento composto dai due eventi E1, chiamiamoli sottoeventi, E1 ed E2. I due eventi E1 ed E2 possono verificarsi uno indipendentemente dall'altro, quindi sono anche indipendenti. E1 indipendente da E2. Ossia, se qui esce destra, non è detto che deve uscire anche qui. La probabilità è sempre del 50% che esca destra. La probabilità, ovviamente, dei due sottoeventi è di un mezzo. Cioè c'è solo un caso favorevole di due casi possibili, 50%, ed è anche la stessa probabilità di E2. Vi ho fatto un esempio semplice, così ovviamente capite più facilmente che cos'è, come si calcola questa probabilità composta. Ebbene, la probabilità dell'evento E, composto da più eventi, ok, è data dal prodotto, questa volta, dei singoli eventi. Quindi se avessi detto tre teste, vabbè, intanto finiamo di calcolarlo, un mezzo per un mezzo uguale un quarto. Avrei dovuto moltiplicare un'altra volta per un mezzo, sarebbe diventato un ottavo e così via. Ovviamente se vi avessi chiesto qual è la probabilità composta che esca per due volte il valore 1 dal dado, avremmo dovuto dire un sesto per un sesto, un trentaseiesimo. Ok? La probabilità quindi è sempre, diciamo, un numero minore uguale di 1. Spesso voi avete sentito parlare di probabilità in termini percentuali e ripeto che per passare alla percentuale, ad esempio di questo evento qui, basta moltiplicare per il 50% per 100%, scusate, 100 diviso 2 è 50, un mezzo equivale alla probabilità del 50%. Quindi è solo un gioco di numeri. Bene, detto questo, questa è una lezione introduttiva teorica, perché posso comprendere che soprattutto i laureati in lettere, in filosofia, in storia dell'arte, in materie non scientifiche, queste persone ovviamente avranno più difficoltà a comprendere magari una simbologia e delle analisi e degli svolgimenti che sono prettamente scientifici. Questa, diciamo, è una lezione introduttiva a cui seguiranno degli esempi. E io vi ringrazio a tutti per la visione. Se avete dei dubbi, delle domande, mettetemele nei commenti, lasciatemele nei commenti e vi auguro una buona giornata o una buona nottata a seconda dell'orario. Insomma, voglio dirvi che avete tutta la mia stima, tutto il mio rispetto per il fatto che state cercando di studiare, di prepararvi, nonostante insomma un periodo che non è nemmeno facile. E quindi, insomma, io sono davvero contento che tutte le persone che si prepareranno e che amano, che desiderano fare questo lavoro, sarei veramente tanto contento se riuscissero a realizzare il proprio sogno. Con questo vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete il pollice in su, iscrivetevi al canale, vi consiglio di fare il clic sulla campanellina perché così quando usciranno i nuovi video sarete aggiornati. Di nuovo tanti saluti e alla prossima.